Come sei soft? Hai visto? Mi Come? aspettavo. Ti aspettavi una mise diversa? Sì, che sai i capelli lunghi, sai che adesso con. È un casino adesso con i capelli. Tu non hai questo problema? Ma non ti dico, ce l'ho, ci sono. Allora, intanto Però salutiamo tutti gli amici che stanno entrando nella diretta. rock and roll a tutti. Beh, no, oggi no. Come preannunciato 2 settimane fa, questa puntata della nostra diretta è dedicata allo Zibaldone, un po' tutto quello che è pop commerciale anni 80. Facciamo un, come si dice, una Pasta ribollita. Ecco. e cozze. Patate cozze. E ci Tra l'altro, mettiamo anche i pezzi di Agnes. intanto volevo ringraziare perché comunque i video che abbiamo fatto fino ad oggi siamo a ben 10.000 visualizzazioni. Insomma, Paga, dai, capro, capro, dai, capro. sempre carini. Allora, però, visto per l'occasione, pensavo di lasciarti iniziare te con i dischi oggi. Ma ti dico, io ho preso un po' di 45 giri. Ho preso un po' di 45 giri e iniziamo con una roba super classica. Alcuni te li ho già fatti vedere, ma li ricicliamo. Però Va magari molte bene. persone, vedo Lorenzo, vedo Roberto, insomma, un po' di persone, Edoardo adesso è entrato, che stanno iniziando a partecipare, magari questi dischi non li hanno ancora visti. Quindi oggi Scusa. si parla di un mixone di anni 80, c'è un po' tutto. Volevo cambiare un attimo il look e renderlo un po' più serio, posso? Oh, là. Devo mettere robe strane anch'io? Se vuoi No, di mettere solito. Di solito ce le hai te, me ne sono preparata io questa volta. no, perché mi hai preso in fallo. Sto facendo mille cose oggi. Ci sono dei giorni in cui non si fa niente e dei giorni in cui si Vabbè. riesce. Dunque, Questo allora fa molto. iniziamo. Ho tanta voglia di scoparti. Ecco, ma magari no. Cioè, insomma. Dunque, partiamo subito con un super classico italiano, famosissimo, ricordato da tutti, anche chi non c'era, però così, ciao Peppo. E partiamo subito con Amico è, grande successo di Dario Balda al Vento. Qua partiamo proprio subito al top, del trescione che è diventato simpatico poi alla fine. Bello, mi manca, lo sai? Questo era abbinato a un sorriso e canzoni TV o qualcosa del genere. C'era il famoso concorso Trova anche le voci che hanno partecipato, mi ricordo, c'erano Sì. tanti personaggi. Mi ricordo che Ciao una era Roberto. Giulia La Ciguetti e l'altra era Mina, poi non mi ricordo le altre persone che avevano partecipato. Comunque, partiamo subito con Bello. Amico Tra e l'altro lo l'amico è. passavo. Allora, rimaniamo in quella che poi veniva utilizzato molto nei programmi Fininvest. Allora, Per forza, era un pezzo loro. nello stesso periodo tu potresti mai dimenticare Bimbo Mix? Buona. Uno dei tanti, questo è vacanze. Beh, queste vacanze, prepariamoci per l'estate, un bellissimo disco della Baby Records che ai tempi Baby Records produceva gente come Ricchi e Poveri, Pupo, tanta Italo Disco, ma faceva anche queste belle compilation dedicate ai bambini. Molti di Sì, voi che poi magari ce c'erano l'avevano su pezzi. Io cassetta. l'avevo in cassetta. Ce Cassetta era un l'avevo classico, in musicassetta. li ha tutti, Pop Kid li ha tutti, se ne vanta anche. Grande, grande. Dai, tu sei andato col bimbo. Cerco Vai. qualcosa per bambino anch'io? Vediamo un po', dai. Un super classico per bambini con Corrado e Carletto. Ah, bello quello. Anche questo Era qua della Durum. Era una sigla, sì, ti sento malissimo però, cavolo. Non so cosa faccio. Beh, comunque, era una sigla di un programma di, forse era tipo una qualcosa di domenica che faceva Corrado. Allora, Quindi. meno mi scappa la BP, sì. Meno Però mi scappa la trash di BPM. qua. Vai, Era di meno tipo trash. Franco.
Tipo Franco fine anni no, 70. Meno trash perché comunque è stato l'inizio della carriera di un grande artista che poi ha cambiato decisamente stile. Ma nel 1988 lui diceva "Yo". Eccolo lì, giovanotti con giovanotti. Tra Giovanotti l'altro, for president. Esatto, Francesco. Ti sei salvato perché io ho la maglietta di 1, 2, 3 casino. Giovanotti è stato, io mi ricordo che ero ai tempi, ero andato a vedere Giovanotti proprio di questo album qua in concerto e gli lanciavano addosso le bottiglie di plastica, talmente era apprezzato, non Ma è avrebbero mai normale, è normale. pensato al successo, però questo insomma è stato uno di primi a portare il rap a livello commerciale in Italia. Il rap c'era già, perché c'erano le Post, c'erano vari gruppi, ma più di nicchia. Lui ha lanciato, tant'è che faceva il programma su Italia 1 dove presentava, poi anche DJ Television, insomma, è stato Sì, il suo grande faceva il programma che registrava Rolling Stone e andava in onda il sabato, e lui lo registrava tipo il giovedì, una cosa del genere. mi sembra, no? Sì, esatto. E allora, vabbè, tu sei passato all'italiano, io all'italiano lo passo poi dopo, e ti passo un altro, questo invece è un trescione pubblicitario, questa fu No, la la mia colonna sonora. fermo un ascoltatore che ha detto la mia moto. No, la mia moto è nell'album seguente, E quello è nel secondo l'italiano. album. Tutto in Sì, che è uscito inglese. l'anno dopo. Quello era in inglese, esatto. Questo era l'album di Gimme Five. Gimme Fire, Ragamuffin. Vabbè. I need you tonight, I want you tonight, I love you, I want you, I need you tonight. Ego che era Gino Latino. Esatto. Io ti passo invece, proprio parlando di latino, di musica latina, ragazzi, questa è una pubblicità che ha fatto storia in Italia, che è la pubblicità del Nescafè con la Colegiala, con Rodolfo Bellissimo. Isutipica. Fece uscire, probabilmente in Italia uscì solo questo, trainato ovviamente dalla pubblicità. E questo è un 45 giri carino, E fa poi, parte del trash dell'epoca. come avevo detto l'altra volta, ci fu il remix di Gary Lowe in versione Italo Disco che lanciò il pezzo in tutto il mondo, nella Esatto. versione ballabile, diciamo. Ho detto Italo Disco perché volevo Vai. sfornare il re dell'Italo Disco, The King. Guardalo qua. Oh, il buon denaro. Denaro è un personaggio incredibile che abbiamo intervistato, potete trovare interviste sul nostro sito. Beh, lui è stato un personaggio incredibile prima di tutto perché era molto bello, piaceva da matti. Sì, Tom Hooker era la voce, è uscito dopo tanti anni. Tom Hooker dava la voce a tanti ai tempi. Insomma, negli anni 80 in pochi cantavano, come Spagna dava la voce alle Fanfan o altre band prima di diventare solista. Però lui, il fatto che lui piaceva tanto in Germania, lui era Idolatrà, ma ancora adesso. sì, ma lui faceva i concerti con i Depeche Mode in Germania, per dire, cioè cantava con Fa apriva il concerto di Falco, Pensa, quindi pensa un te. personaggio. E poi c'è da dire che lui comunque sapeva ballare, sapeva muoversi, col fatto di aver finto di essere americano. Sì, Dan piaceva veramente tanto. Piaceva veramente tanto. Lui è un personaggio che secondo me nell'Italo Disco è stato il top. Dunque, io ho visto Popkid che ha chiamato un nome e io glielo faccio subito vedere, che è un 45 giri che no, non credo che conoscono in molti, ed è Diana Est con Le Louvre. Bello. Tra l'altro, bella, bella ragazza, insomma, cioè, Sì. È molto anni ancora una bella 80. donna, Non lo so, io non l'ho mai più seguita. dico. Sì, è una bella donna, fa ancora concerti per modo di dire, insomma. Fa ancora live, Esibizioni. fanno queste bellissime Tenex, sì, è una delle più famose, ma anche nel Louvre perché poi è stato remixato in 2000 salse. Però in Esatto. Francia fanno
In Francia fanno ancora tante reunion Italo Disco, tra l'altro hanno fatto addirittura un film dove il protagonista è Sabrina Salerno. Bene, No, la non ho nostra, tanti la dischi Sabrina. qua, mi mancano tanti dischi qua, però ho tirato fuori un altro disco sempre. Lo voglio mettere nell'Italo Disco anche se poi ha avuto varie trasformazioni, per cui anche questo è stato il lancio di un artista che tutti conosciamo. Raff, Con eh sì. self-control, questo è il maxi Self-control. single, come Il si diceva allora. maxi single, esatto. E diciamo che non so se è la verità, perché purtroppo l'ho conosciuto Raf, ma non ho avuto il piacere di chiederglielo. Però penso che non ami molto questa parte della sua carriera, diciamo, anche perché dopo quell'album che conteneva Self Control, poi ha iniziato a cantare subito in italiano rispetto ad altri. Cioè, Spagna ha impiegato 10 album prima di cantare in italiano. Invece lui, però, questo poi è stato un successo mondiale, anche perché in Inghilterra l'ha ricantato la compianta Laura Branigan, perché lui Esatto, è vero. perfette, quindi la versione inglese Laura Branigan prendeva dischi italiani come faceva con Tozzi o con Raff, li ricantava in inglese e li portava a un successo incredibile prima in classifica. Dunque, allora continuiamo con l'italiano, con un'artista che è famosissima all'estero, soprattutto in Germania, che è la padrona del rock italiano, diciamo, perché è l'unica voce veramente femminile del rock, quindi abbiamo capito che è Gianna Nannini, e con uno dei suoi singoli più famosi che è Fotoromanza. Eccola lì, ti ho già buttato un Vabbè, personaggio. questo album è incredibile, Esatto. Tra l'altro, come dicevo tempo fa, in un'altra diretta, la cosa bella di 45 è che molte volte avevano il testo dietro, quindi uno lo ascoltava e lo poteva anche leggere e cantare. Io ho scoperto poi in un viaggio a Berlino che lei in Germania è famosissima. Lui è assolutamente un idolo, ancora Ma adesso. trovi facciate di negozi di dischi tappezzate dai suoi vinili, tra l'altro versioni che qua non ci sono neanche. Sì, quelle che Incredibile. uscivano per il mercato apposito. Vai, tocca a te, Ma cavolo. dico sempre con l'Italo Disco, perché voglio ammazzarmi di Italo Disco, un altro pezzo che tutti avete ballato e avete cantato, perché soprattutto quello. Oh, Tarzan Boy, là là. Tarzan Boy, vedi che il mio passato da DJ, per fortuna ho tanti mix, diciamo. Questo era stato un altro successo a livello europeo, diciamo. Poi è stato usato in colonne sonore. Non sono sicuro che Baltimora cantasse lui. Purtroppo Baltimora è morto di AIDS. Penso che prestasse la figura anche lui, perché era un bravo ballerino. Era una sì, questo era Eurotrash puro, veramente pop. Però è un pezzo che se lo metti ancora oggi in discoteca lo ballano, o se lo suona una Sì, sono band. quei senza, cioè magari la gente non sa neanche chi lo cantasse, però la Sì, canzone è è vero. sopravvissuta, l'arte è sopravvissuta al nome. Allora, visto che siamo in tema di balli, di danze, invece io ti propongo il singolo di un film famosissimo degli anni Ottanta che ha lanciato il regista Adrian Lyne, che subito dopo farà poi 9 settimane e mezzo. È una sequela di grandi successi. Il pezzo è What a Feeling, tratto dal film Flashdance di Irene Cara. Anche questa è tanta roba. Tanta roba, anche quei pezzi che Scritto da Giorgio viene Moroder. esatto. E tra l'altro è, come dicevamo prima, anche uno di quei pezzi che viene sempre suonato e ballato da tutti, cioè iconico, proprio un brano iconico. Mi chiedeva Sabrina Salerno, ma non ho i vinili qua. Purtroppo io qua ho un 2% di tutta la roba che ho a casa dei miei genitori, che ho più di 6.000 vinili, ma qua ho solo delle cose che mi ero portato a casa.
Però, visto che Sabrina Salerno, diciamo che era la parte white della Italo Disco, c'era anche la parte black. Tracy. E la Tracy. Parte black era lei, assolutamente. Tracy Spencer. Tracy Spencer, che tra l'altro, molti non lo sanno, ma faceva anche cinema. Faceva delle parti piccoline, era più che altro una figurante. E si vede soprattutto in due film. In uno... e che è l'allenatore nel pallone, non so se ricordate la scena dove vanno al Maracanà a vedere la partita, a un certo momento Lino Banfi si gira e vede una ragazza con la maglia del Flamengo che balla con le chiappette di fuori, e quella era Tracy Spencer. E in un'altra parte invece era il caffè e latte del mattino di Johnny Dorelli nel film A Tu per Tu, dove ci sono queste due ragazze nude, una era Tracy Spencer e l'altra era Moana Pozzi. Lei era stata scelta da Claudio Cecchetto, un grandissimo telescout, infatti l'aveva vista in Inghilterra, l'aveva portata insieme a Taffi, e questa è stata un one shot, perché alla fine si è fatto altri singoli, però meno conosciuti, meno... Run to Me ha vinto il Festival Bar, ricordiamoci. Esatto. Tra l'altro, tu prima hai messo... Hai messo il disco di Jovanotti e I Need You Tonight e un featuring di Tracy Spencer. Assolutamente. Tra l'altro, lei poi dopo ha smesso, è diventata mamma così, e adesso invece fa ancora qualche serata, è ancora una bellissima donna. Infatti, Prato dice che l'ha vista 2 anni fa a Castiglione della Pescaia. L'ho vista ai tempi l'ho vista in una discoteca e non era proprio nell'apice del successo, non era simpaticissima. Vabbè, però, può succedere, può capitare. Magari era il momento. E allora, se passiamo a parlare di disco e se passiamo di parlare di musica black, non posso non citarvi Donna Summer con un pezzo, Love is Control, che non è famosissimo, cioè lei aveva avuto molto più successo negli anni 70, sia con i Jackson 5 che comunque con il periodo Motown, ma questo album, ovviamente tra l'altro prodotto da Quincy Jones, come quasi tutti gli album, è un bel pezzo anni 80 che direi di riscoprire. Bello. Love Control con il black, il back che è Sometimes Like Butterflies. Beh, allora prendo... Voglio salto un attimo la vita disco, ma poi ci ritorno. E allora ti do il black maschile, che poi era anche amico di Donna Summer. Eccolo lì, lì è tanta roba. Tra l'altro, aspetti un secondo, ti faccio vedere una roba, intanto che tu parla pure. Allora, è una versione stralimitata, dove il CD è d'oro. Quindi il CD, questa è stata la versione prodotta dal grandissimo Quincy Jones. Diciamo che questo album sono tutti singoli, difficile dire qual sono, tutti singoli, tra l'altro, con, come dicevamo la volta scorsa, con i Toto, c'era anche i Toto dentro. Batte è l'album più venduto al mondo con bellissimo The Dark Side of the Moon. Va su uno, poi va sull'altro, diciamo, come vendite. Sì, questo è il libro invece sul backstage del video Thriller, quindi è tutto un album fotografico con la storia, dentro c'è John Landis, ci sono lui che viene truccato, insomma è un bel libro questo qua, se qualcuno lo riesce a trovare, con questa faccia cangiante che ha tutto il suo pezzo. Mandami poi il link, che lo voglio. Ok. Dunque, passiamo alla controparte femminile del pop anni 80 americano, perché se Michael Jackson è il cantante pop, era il re del pop, il king of the pop degli anni 80, ovviamente abbiamo la controparte femminile che è Madonna. Ma vi faccio vedere un 45 giri di Madonna che non è in nessun disco se non in una colonna sonora. Tu stai mettendo Like a Virgin, già lo vedo da qua. Nello periodo di Like a Virgin, lei fece una particina piccolina in un film che si chiamava Crazy for You,
in italiano, invece in inglese non mi ricordo più qual era la... Vision Quest, il film era Vision Quest, dove lei faceva una cantante di un night, e il primo singolo era Crazy For You, che era il lentone, ma io vi faccio vedere Bravo Franco, Gambler, che tra l'altro è un 45 giri che davvero conoscono in pochi, perché lei probabilmente l'ha fatto uscire in qualche compilation negli ultimi anni, ma sui dischi ufficiali non c'erano. No, è piuttosto raro. Piuttosto raro. Quanto la prima versione dell'album di Madonna che cambia la copertina. Io questo qua ho tanta roba di Madonna, ho voluto prendere questo perché è una chicchina. Allora, visto che l'altra volta l'avevo disdegnato, ma ti dimostro che invece mi piace, e ho scoperto di avere, oltre ai vinili, di avere anche il CD, ti tiro fuori un bel Paul Young. Grande Paul Young, numero uno Paul Young. Paul Young, qui... questo è un gran album perché contiene Come Back and Stay, Low Winters Apart e il pezzo da discoteca Love on the Common People. Che portò a Sanremo come ospite. Portò a Sanremo e fu, questo qua sicuramente è l'album di maggiore successo di Paul Young, di Paolo Giovane. E adesso stavo cercando qua se ci fosse anche lui, ma non te lo so dire perché non lo riesco a leggere, ma visto che mi hai citato Paul Young ti porto anche un singolo che è stato, ha portato avanti, ha creato il modo di fare beneficenza nella musica, che era la controparte inglese, poi da tutto quanto nacque il Live Aid e quindi USA for Africa con We Are the World. Bello. Che Paul Young fosse nella versione inglese, perché gli artisti inglesi avevano lavorato con adesso non mi ricordo il titolo, aiutatemi, il Band Aid, no, The Christmas, esatto, okay, invece, adesso non mi ricordo se era uscito prima uno o poi l'altro, comunque erano quasi usciti in contemporanea, più o meno, erano quasi abbastanza vicini. E qui ovviamente c'è il gotha della musica rock pop americana, dentro ci sono, c'è Dan Aykroyd, c'è il grande Blues Brothers, c'è Harry Belafonte, Ray Charles, Bob Dylan, Bob Geldof, che tra l'altro faceva parte della combriccola inglese, e colui che insieme a Midgeur organizzò il Live Aid, cioè ci sono i fratelli Jackson, ovviamente Michael Jackson che era l'autore del pezzo insieme a Lionel Richie che è presente, Cyndi Lauper, gli Lewis and the News, cioè, insomma, Diana Ross, Tina Turner, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, insomma, ma, cioè, che cosa diciamo? Anche qua, come al solito, testo al 35. Ah, vedo che perché Pop Kid e altri citano un sacco di altre band, allora ci sono troppe band, dovremmo stare qua 7 giorni in diretta per parlare di tutti, quindi noi abbiamo fatto l'esposizione magari di quelli che anche amiamo più noi, perché magari ti ricordi per dei momenti. Ma anche di quello che abbiamo a disposizione qui, perché... Sicuramente un vinile che ho consumato più ai tempi, ed è un personaggio che seguo ancora oggi molto volentieri per quello che fa come DJ o che fa su Instagram, così, erano i Culture Club. Bravo, vedi? George... perché, vabbè, adesso qua la raccolta, ma il Culture Club negli anni 80 hanno fatto una cosa molto particolare, perché erano quel mezzo tra il pop, il reggae, la disco, hanno fatto il clubbing anche in inglese. Erano quelle band che poi tiravano fuori il lento da paura, cioè qua, allora, qua c'era dentro Victims, mi ricordo il video dove uscì tutto bianco, molte band del periodo, ma anche come quelle band rock, così tiravano fuori poi dei lentacci, perché ai tempi in discoteca si ballavano ancora i lenti, veramente da paura, però qua loro avevano fatto Do You Really Want to Hurt Me, Come a Chameleon, Chime, Church of the Poison Mind, colonne sonore, cioè, è il loro must.
Loro sì, poi dopo loro hanno litigato per il batterista con Boy George per questioni amorose, poi per i soldi sono ritornati a fare proprio questo CD qua, che è questa raccolta qua con un live inedito, e poi hanno fatto un album ancora di inediti carino, che è uscito un paio d'anni fa. Bene, allora io adesso invece tiro fuori tutta l'anima rock, un rock molto teatrale, elettronico, di un gruppo non americano, non inglese, ma se non vado errato, francese, che ha creato, che ha fatto epoca tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quindi vi cito i Rockets, i grandi rock, tutti argentati, questi alieni che erano un po' sul gioco del glam, dei Kiss e di tanti altri personaggi, come era stato prima ancora Ziggy Stardust, eccetera. E tra l'altro questo è il periodo in cui stavano iniziando a cadere come popolarità, come gruppo. Questo forse è uno degli ultimi singoli, non vorrei dire una stupidaggine, che è Radio Station. Sono ancora in attività, il cantante è italianissimo. Ah, ok, io mi ricordo che la band arrivava dalla Francia, se non sbaglio. I francesi. Esatto. Io vi senti in una discoteca vicino nella Riviera. Spettacolo eccezionale. Sì, poi loro usavano i laser, insomma, i fiumi secchi, luci. Ma io mi sono fatto portare che a vederli che avevo tipo 8 anni, quindi pensa come ero già pazzo allora. Poi omaggiati da Elio Le Storie Tese sul palco di Sanremo, ricordiamo. Allora, è stata una band interessante, visto che prima l'ha nominato a proposito di Lentacci, è una band che ripropongo sempre molto volentieri. I Frankie Goes to Hollywood, questa volta con l'album precedente, quella di Relax, e loro The Power of Love è secondo me un lento che poi hanno rifatto in tantissimi, ma la di Holly Johnson è inimitabile. Allora, vogliamo passare invece veramente al trash che ci ha segnato in Italia. E io ne ho tantissimi di loro dischi, perché mia madre è una grande. Vi sparo subito una Albano e Romina Power con Ci sarà, con che Ci sarà. Spettacolo. Qua siamo a livelli proprio stellari. Tra l'altro, io vi dico questa cosa. Io posseggo alcune fotografie del matrimonio di Albano e Romina, fotografie originali, che sto aspettando per tirarli fuori, magari farci qualche soldino, che ne so. Le robe state, tra l'altro lei era proprio bellina, soprattutto la ragazzetta, era tanta roba. E io, pur perché mia madre era grande fan di Albano e Romina, io mi ritrovo. Ognuno c'ha i suoi problemi, eh? Però sarà, insomma, è uno di quei pezzoni tipo felicità, ecco. E allora ti butto fuori un'altra bella one shot, perché anzi, va. Vi consiglio le compilation one shot se le trovate, perché sono ancora bellissime. È il fantastico Kalimba de Luna di Tony Esposito. Mamma mia, grande percussionista di Pino Daniele, tra l'altro. Grandissimo. E lui nasce sopra della cricca di tutto il mondo di Pino Daniele, prodotto dal grande da Mauro Malavasi, quindi produttore di Lucio Dalla, Luca Carboni, penso anche ai Jovanotti, quindi insomma. Una grande produzione, un pezzo che era un tormentone. Io mi ricordo che ai tempi avevo visto il concerto che era fatto di questa canzone che continuava 5 volte. Ecco, allora, visto che sei andato su un genere musicale comunque già più alto, ti porto forse il personaggio intellettualmente più alto che abbiamo mai avuto in Italia, che era un cantautore molto strano, ancora vivo, anche se non sta molto bene. Qui in coppia con quella che poi è la sua ex moglie, io ho lavorato con loro due, e persone molto strane, così. Il pezzo famosissimo Treni di Tosère di Alice e Battiato. E se non sbaglio, presentati anche all'Eurofestival, perché è segnato qua. 1984, questo è un altro pezzo di quelli diventati mito. Cioè, insomma, questo qua è un pezzo, pur essendo
un pop più elevato perché era più, più intellettuale, però comunque in quei tempi era pacchiato. Due grandi personaggi, e allora l'avevo preparato un bel Patriot che questo è veramente il top di Battiato nel periodo. Questo è proprio del 1980, tra l'altro. Sì. Tra l'altro con le traduzioni in arabo, quindi cioè, pensate come era avanti, con anche qua i testi, come facevi notare anche te, anche sui vinili, sugli album, mettiamo i testi delle canzoni. Ora, esatto, infatti. Avete Shazam, ma i tempi bisognava adeguarsi. Esatto, quindi rimaniamo in Italia, andiamo un pochettino più là negli anni, verso 1985, e fu il secondo grande successo di questo duo torinese, che prima cantavano in spagnolo, poi fecero questo grande pezzone in italiano, che è L'estate sta finendo, e quindi sto parlando dei Righeira. Tra l'altro, Righeira, uno dei due, è fratello di una mia carissima amica, nonché collega di doppiaggio. Vabbè, Qua siamo già a... Penso che uno dei due. Tra l'altro vinse il Festival Bar, anche quello. Sì, dovrebbe aver vinto il Festival Bar. E io conosco lui, l'altro non si sa che fine abbia fatto, è sparito e non si è saputo più. Tu conosci Johnson, Righeira. Esatto. Sì. Sto aspettando un'intervista. Riesce a metterci una manina per farmi fare l'intervista? Beh, già posso tramite la sorella, sì, perché no? Sì, assolutamente, non c'è problema. Lì molto stravagante, perché comunque loro erano dei personaggi, come si vestivano. So se te li ricordi, innamoratissimo, come dice Franco, a Sanremo. Come erano conciati con i capelli a punta. Ah, beh, Alberto Camerini, con Rock and Roll Robot. No, non è questo album. Questo qua è l'album di Tanz Bambolina. Tanz Bambolina, ok. Però romantico. Lui è l'altro grandissimo personaggio, perché mischiava, diciamo, electropunk, se vogliamo dirlo. Sì. Diceva sì, infatti... Arlecchino elettronico. Sì, era un personaggio molto colorato, molto strano. E allora, se rimaniamo su quel tema là, io ti mando invece quella che poteva essere forse ai tempi la controparte femminile, che è Donatella Rettore. Io, tra l'altro, qui avevo un altro 45 giri della Rettore, ma è fuori gara perché è anni 70. Se vuoi, io te la faccio vedere, che è splendido, splendente. Però splendido, splendente. Che fine anni 70 non si può sfruttare. Io mi gioco This is Time, che tra l'altro il retro era Ciccio Bomba, il film che lei aveva fatto, e il pezzo è Mi è scoppiata la testa, e qua era già comunque un personaggio, perché lei arriva dalla fine degli anni 70. Pop Kid dice altro che Achille Lauro, ma dici Achille Lauro ha preso in prestito sicuramente tante di queste cose qua, ritorna tutto, non è uno scandalo. Sì, no, ma infatti ci sta alla fine. Non hanno mai ascoltato i Beatles. Sì, no, oltre a quello, anche Camerini comunque si rifaceva come look, come personaggio al primo Bowie, per dire. Sì. Ritorniamo sempre agli anni 80, questa volta un pochino più internazionale, un album magari meno famoso, diciamo come il primo, lui è il pupillo di Madonna, Nick Cayman. Il famoso ragazzo dei jeans 501. Per lo spot della Levi's, che si toglieva i jeans nel Wash Store. Preferisco questo album qua perché contiene I Promise Myself, che a me piace tantissimo come costruzione musicale, perché abbraccia anche qualcosina di rock, più che solo pop. Lui fa ancora qualcosina,
ha fatto tanto come modello, diciamo. Sì, lui era un bene. Il Black Mart è l'album precedente, ma ce li ho tutti e due, però diciamo che amo questo. Ho letto anche il nome di Cattaneo, di Ivan Cattaneo, sì, Cattaneo. Anche un altro personaggio. Ivan Cattaneo è molto importante, ho il CD e il vinile, ma non l'ho preso su. Perché lui aveva rilanciato in versione disco i pezzi anni 60, negli anni 80. Perché? Perché negli anni 80 è ritornata la moda degli anni 60 grazie al film A Sapore di Mare. Esattamente. E invece io ti passo sempre dalla parte dell'oceano, dall'altra parte dell'oceano, quindi gli Stati Uniti, quella che era poi contrapposta a Madonna, ma era anche più, un pochettino più songwriter, cioè insomma era un po' più così, che è Cyndi Lauper col suo primo singolo, e questo qua è Girls Just Want to Have Fun, è proprio il pezzo che l'ha fatta diventare famosa. Qui era molto più pop, poi piano piano è diventata molto più autoriale, ecco, non songwriter, molto più autoriale, e questo era uscito nell'83, cioè nello stesso periodo in cui veramente scoppiava Madonna, insomma, e sono state abbastanza in parallelo, poi una è diventata molto più famosa, lei è rimasta più... non cult, però comunque un personaggio che si è creato, tra l'altro anche una sua piccola carriera cinematografica, ha scritto dei musical, me la ricordo anche con Roger Waters a Berlino per The Wall, e insomma qua l'album era performance non eccezionale, No, vabbè, comunque era funzionale, ci stava, insomma. Parlare di Ivan Cattaneo, ma non lo conosco così bene. Apprezzo di più forse i suoi quadri che non le sue canzoni. Non era uno di quegli artisti che negli anni 80 apprezzavo. Invece apprezzavo tanto, porto qua molte raccolte, perché effettivamente ci sono delle band che negli anni 80 hanno fatto 4-5 album belli, e quindi si sono sciolti da pochissimo, e negli anni 80 era una band amatissima, gli A.A. Tra l'altro gli A.A., che pochi lo sanno, nel famoso record di Vasco di biglietti venduti, l'avevano fatta prima a Rio de Janeiro. Anche ad Oslo, si erano ribattuti il loro record ad Oslo. Comunque, poi il record sarebbe stato 200.000, Vasco ha voluto fare 220.000 di paganti, poi è singolo artista pagante, poi ci sono tanti altri concerti che hanno avuto molta più gente, anche Vasco ha fatto dei concerti che ha avuto molte più persone, tipo cos'era, Cosenza o Catanzaro, adesso non mi ricordo, che aveva fatto quasi 500.000 persone. Però gli A.A. a quei tempi avevano ancora, fino a 3 anni fa, quando c'è stata questa cosa, questo grande record di artista singolo con i biglietti più venduti. Loro ancora negli ultimi anni hanno fatto degli album pop molto molto belli, perché la voce di lui è molto particolare. Allora si sforavano un singolo dietro l'altro, perché parliamo che in un anno c'erano 5-6 loro singoli. Cioè, pensate, Take On Me, Cry Wolf, Touchy, Manhattan Scaling, Early Move, The Living Daylights, colonna sonora di 007, Stay On This Road, eccezionale, The Sean Harwin, Shine On TV. Cioè, veramente hanno sfornato, e per essere una band del nord, penso che siano a memoria loro, i Roxette e gli Ace of Base, poi negli anni 90. Esatto. Invece io ti parlo di un personaggio che ha avuto molto successo in Italia. Un attimo, perché prima anche Bjork, però è moderna, diciamo. Mi parlava di Nick Kershaw. Nick Kershaw fa ancora tante cose, ancora oggi, è molto più acustico. Ai tempi era eccezionale, What Will Be Good, aveva fatto dei singoli eccezionali. Vai, scusami, ma volevo dare spazio anche a chi ci sta seguendo. Assolutamente, anzi io continuo a leggere anche loro, poi vanno in su i messaggi e non riesco più a recuperarli. Prima ho letto un nome, Rick Astley, io spero che tu abbia qualcosa, perché io purtroppo non sono riuscito a trovare niente. Rick Astley no, perché ho in vinili, tutti i vinili, quindi non ce li ho qua. Va bene, comunque, vi parlo di questo personaggio che ha avuto
notevole successo qui in Italia come attrice, un'attrice inglese che è morta qualche anno fa e che ha cercato anche, l'avevano provato a tentare la carriera di cantante, e io ho un 45 giri, qui parliamo di Carina Huff, con questo Tingimi di Blu e Pelle a Pelle. Già, allora, Pelle a Pelle, ragazzi, Pelle a Pelle. È un, no, po' come muscolo, no. È un po' come Muscolo Rosso, di, cioè, insomma, e qua ci, insomma, è un 45 che non credo che conoscano in molti, perché Carina Huff viene ricordata per i... cos'è? No, per vomitare. C'è? Ma no, perché? Dai, poverina. E lei era famosa, tra l'altro, questo album qua era uscito, questo 45 giri qua era uscito nel periodo di Sapore di Mare, perché 1900... Anche Fabio Volo ha fatto un disco, ma non bisogna tenerlo. Vabbè, ma questo si fa, questo ci sta. Pop Kid, giusto? Ecco, Carina, ma ricordiamo... Tu lo sapevi di un 45 giri suo? Sì, lo sapevo, ma non ce l'ho. Ecco, io invece ce l'ho. Non lo voglio. Allora, però, guarda, ritorno all'Italia con un album che amo tantissimo, di una band che adoro, sono gli Stadio, con Acqua e Sapone. Grande band di Vasco, tra l'altro, grandi amici, hanno suonato un sacco di tempo assieme. È stato l'album che li ha fatti, anche in questo caso li ha fatti esplodere, colonna sonora del film del grande... Che succede? Oddio, cioè, è un po', sai quando non tiene il nome? Comunque, tra l'altro, tante canzoni scritte da, vabbè, Lucio Dalla, Luca Carboni, Gaetano Correri era presente, era nella cricca della produzione di Lucio Dalla. Acqua e Sapone, Carlo Verdone, grande Alessandrino, grande Alessandria. La colonna sonora conteneva, qua c'era Grande Figlio di Puttana allo Stadio, canzone alla radio, gran album da riprendere e riascoltare. Perfetto, allora passiamo sempre al cinema a questo punto. Vai di nuovo a prendere il secchio per vomitare, perché tu sai già che io c'ho il mio must che ti faccio vedere. No, io ti stupirò. Pronti? Vabbè, io sono... Due. Vai, uno. Io ho l'album. E io 45 a casa, purtroppo. Che tra l'altro, vuoi... fuori un portacenere bellissimo. Se vuoi ti vado a prendere anche il DVD che ho io del film, attenzione. Ma anche no. Guarda che bello, con Richard Anderson. Sì, questo è... Non Ilona, Limona. Guardi qua, guarda che bello. E loro lo amano questo album. Grazie, grande. Però se ce l'ho c'è un motivo, Il limone duro, di la verità. Sì, no, ma poi io adoro gli album delle colonne sonore. Bravo, come avevamo visto l'altra volta, che ce l'ho anch'io da qualche... Sì. Ne ho un paio qua. Vai, io ne ho ancora tre titoli 45 giri, proprio andiamo sul trash andante. No, tocca a te, io ho tirato fuori Reality. Hai detto trash? Qua siamo a livelli alti, La notte. E questo è Arbor, è genio indiscusso con questi esperimenti. Intanto Alexa sta parlando, mi sta dicendo il meteo. Perché... Ciao Alexa! Vabbè, chiaramente creato l'album grazie al grandissimo successo del programma TV. E conteneva Ciacciacia della segretaria, Ma la notte no, il materazzo, Is Now or Never, che poi era la sua vena già dello swing, insomma, esatto. Però, e qua c'era dentro a me non vengono mai i nomi, che cantava e che faceva Quelli della notte, l'amica di Aldo Giovanni Giacomo, la Tironi, sì. Mi sembra.
Non lo so. E tra l'altro, sì, è bellissimo perché Renzo Arbore presenta la New Pathetic Elastic Orchestra. Cioè... Bene, allora io mi gioco il terzo posto di questa personalissima trash, veramente così, e si parla del 1980 proprio. Era il periodo in cui faceva tantissimo cinema ed era sempre super campione di incassi. E sto parlando di Adriano Celentano con Il tempo se ne va. Intanto il tempo se ne va. Insomma, e qua già siamo a livelli grossi. Siamo proprio veramente a livelli grossi. Potevo batterti solo con poco altro. No, no, posso batterti con non solo un disco, ma i successi di Alan Sorrenti. I successi, poi. Beh, che lui poi è passato dagli anni 70 agli anni 80, perché I Figli delle Stelle è tardo anni 70, però negli anni 80 c'era un Tu sei l'unica donna per me e altre schifezze. No, perché schifo. Hanno contribuito al successo della musica italiana di quel periodo lì. Insomma, se noi parliamo di quel periodo lì, anche per Però, me. però. Allora, io invece ti faccio vedere questo qua, che è 79, ma ha praticamente capitalizzato tutti gli anni 80. E stavo cercando di rimettere dentro perché mi è uscito il disco e non riesco a inserirlo dentro. Vabbè, adesso è così. Ragazzi, stiamo parlando del top del top, perché mi gioco il numero 2 ed è Ricominciamo, Adriano Pappalardo. Attenzione, attenzione qui, chapeau, chapeau, chapeau. No, beh, Franco, giustamente si fa per scherzare, schifezze, no, sono stati grandi successi. Avrei voluto vendere io le copie di Figli delle Stelle, no, no. Tra l'altro, lui è Però Tozzi. sono quei personaggi che, visti oggi, sono un po' in quel limbo decadenza, diciamo. Sì, sono molto parodiati, sono molto Sì, no, no, no. ricordati, però comunque hanno No, sono grandi, assolutamente. grandi personaggi. Tra l'altro, hanno fatto un sacco di utilizzatissime in pubblicità, colonne sonore. Quindi ti faccio una carrellata di cose che negli anni '80 non potevi non avere. Assolutamente gli Spandau Ballet. Quest'album qua ce l'ho anch'io, Gold. Ce l'ho Sì, anch'io. ho tutti i singoli, però questo contiene Gold, True, Lifeline, insomma, loro. Anche loro poi hanno riprovato a rimettersi insieme con i due fratelli Camp, diventati poi attori, tra l'altro di successo. Problema che tutte le canzoni di Spandau Ballet sono firmate dai fratelli Camp e non dal cantante, quindi la cosa è stata sempre una abbastanza problematica negli anni. Hanno fatto un album per i soldi e poi si sono ridivisi. Tu lo Poi sai che uno dei due fratelli Camp, se non sbaglio Martin, è nella band di Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd. Fa canta, chitarra e voce. loro sono dei buoni musicisti, tra l'altro, e sono anche dei buoni attori. Giustamente mi ha chiamato per dare vantaggio, mettiamo anche White Boys di Duran Duran e tutto il loro contorno di quegli anni che sicuramente è stato importantissimo. Da via Reflex, insomma, Rio, Esatto. uno dei più belli intro di un pezzo pop. Sottovalutati i tempi, direi, perché Assolutamente. Spandau erano un po' più i fighetti, diciamo, Tony Hadley. Invece loro erano degli animali. Piacevano. Loro erano più strappamutande. Sì, e invece li Spandau, sai, ti facevano un bel true. Io tra i due preferivo il terzo, che erano i Simple Minds. Anch'io, e non ho portato niente, giustamente. Io va di là, e i Simple Minds l'ho visti due volte dal vivo. Ok,
Poi ti propongo, sempre anni 80, disco Balera, direi, Gypsy King. Questo va con, con la collegiala, eh. Siamo lì. Sì, nel disco festa dei tempi, un bel Giobì Giobà, Baila Baila Baila, Bamboleo non poteva mancare. Sì, fine anni 80, siamo già verso la fine degli anni 80. Fine anni 80, poi ce li siamo passati presto per un bel po'. Visto che l'altra volta me li hanno chiesti e non è che non ce li avevo, io ho talmente tanti dischi che riempirei qua davanti. E i Clash, perché i Clash comunque erano quella parte rock ma anche pop, perché negli anni 80 con Rock the Casbah o Magnificent Seven, che era quasi un pezzo funky, direi, sono molto importanti perché cancellavano quella parte punk di White Riot così e diventavano più morbidi, e infatti tanti dei loro primi fans non li riconoscevano più. No, infatti poi ci furono le contestazioni anche per quello, perché loro partirono punk con quest'anima molto contro il capitalismo, molto anarchico e così, e poi ovviamente iniziarono ad essere mainstream. Il video era loro sotto la pompa del petrolio, quel bellissimo armadillo che correva. Beh, tra l'altro video rifatto da Fabri Fibra qualche anno fa, quindi anche lì sembra che dico che devi pescare il buono. Altro artista magari meno conosciuto da noi anziani, ora amato da così, ma amato molto dai teenager, perché è stato remixato in 2000 salse, e lui è Cerrone. Cioè, io di Cerrone mi ricordo la citazione di Elio Lestretese. Sì, però Love in C minor non ti dice niente, magari. Diciamo che lui era l'antagonista di George Moroder nell'elettronica, perché usavano veramente in modo magistrale le tastiere, tutte queste macchinari analogici, primi sequenze. C'è Franco che sta dicendo, se ci ricordiamo, Mr. Fantasy, assolutamente, ma era il periodo di Popcorn, di Disco Ring, Mr. Fantasy e poi Super Classifica Show, insomma, poi sono arrivati i programmi pomeridiani, a cominciare da DJ Television in avanti. Beh, ma se pensi, allora i dischi li facevano veramente tutti, perché anche Carlo Conti ha fatto due o tre vinili, lui faceva sì. Il DJ e ha fatto due o tre cresciate. Che tutto il giro di Carlo Conti, come anche a Pieraccioni, insomma, così, facevano parte ancora di Cecchetto. Facevano delle robe anche. Io mi ricordo delle queste cose qua che loro facevano anche su Italia 1, ed erano ancora, se non sbaglio, le ultime cose che faceva Cecchetto, comunque le aveva tirati su. Viola Valentino, non ce l'ho qua. No, anzi sì, Amadeus però negli anni 90, perché Amadeus aveva fatto Saltellare, che era del 91, se non sbaglio. Comunque Viola Valentino, Loretta Goggi, io a casa ho Tiziana Rivale, ho la Fiordaliso, insomma ne ho veramente tanti, solo che sono tanti a casa. Dicono però è più anni 70 quello in The Gang, negli anni 80 sì, hanno fatto pezzi fantastici come Fresh, come gli stessi Village People, che negli anni 80 sono arrivati con Sex Over the Phone, ma erano già nella parte decadente. Paris Latino, sì, ma c'è tantissima roba. Io vi sforno Rupicana. Sì. Io vi sforno Yubi Forti. Ma questo è il reggaettone. Il bianco cantava nella band di neri a Kingston Town. Cioè, proprio nella patria. Io li adoravo, lo adoro ancora, lui è bravissimo. Tra l'altro l'ultimo album è di un anno e mezzo fa, quindi sono in attività ancora. Lui però, il cantante, negli anni 80 era diventato anche molto molto famoso in Italia, perché era la voce di un pezzo degli Africa Bambaata, Reckless. Reckless. E lui è la parte del... Sì, anche i Boney M, anni 80 erano in discesa,
sono molto più anni 70, perché parliamo di 78, 79, fai. No, state mettendo un sacco di nomi, di titoli fighissimi che però non abbiamo qui. Insomma. Stiamo risvegliando dalle memorie musicali. Vorrei, Sereli ha nominato Der Kommissar, Falco è stato eccezionale, però ti dirò una cosa, Der Kommissar non è di Falco, era una cover. Era una cover di un'altra band tedesca, l'ha rifatta uguale identica, solo che la band di prima non ha fatto successo, invece lui è stato un successo incredibile. Da lì Amadeus, che è un altro un brano storico di Falco, poi lui purtroppo è morto in un incidente stradale, se non sbaglio. Io mi ricordavo AIDS. Ah, io mi ricordavo un incidente stradale. Comunque sì, so che era mancato. A Mandalire, adesso non mi ricordo più che parlava, anche prima scriveva altri, ce ne sono tanti nomi che purtroppo io non credo che... Kissing and the Pink, sì, One Step. Io sono una sugli anni 80 sono un jukebox, quindi voi ditemi, io vi dico i titoli delle canzoni. Ma c'erano tantissimi pezzi, ma anche, vedi, sì, Incidente Stradale, mi ricordavo bene. Lui tra l'altro non era tedesco ma era austriaco, perché uno dei pochi artisti austriaci con forse DJ Ozzy. Non so, io lo conosci DJ Ozzy, di la verità. Tra l'altro ho anche dei 45 giri di Gazebo, Masterpiece, Like Chopin. Sandy Martin ho a casa, Sandy Martin, a casa dei miei, quando parlo di casa. Ti dico, mi piace bene dire degli aneddoti, delle curiosità su questi personaggi qua. Sandy Martin, che lui era proprietario terriero, diciamo, a Ibiza, proprietario di locali e di hotel a Ibiza, era stato scovato sempre dal grandissimo Claudio Cecchetto e insieme poi hanno fondato la Martin Corporation. Quindi il dinero per fare i dischi di anche se nel libro di Cecchetto non lo dice, ma io presuppongo che se leggo su quelle produzioni Martin Corporation ci fosse lo zampino di Sandy Martin. Sì, può tipo essere. Camel by Camel. Dai, ti sparo l'ultimo titolo. Trescione per eccellenza. Qualcuno aveva scritto Pupo. Io purtroppo Pupo qua non ce l'ho, però ho proprio io credo che sia la nemesi del trash musicale, soprattutto anni 80, quando hanno avuto un ritorno del grande successo. E tra l'altro questo gruppo ha catturato l'attenzione dell'ultimo Sanremo per una famosa reunion. Sto parlando dei Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo. Qua siamo a livelli, penso, cosa c'è di più trash? No, poi io adoro il baffo, quindi grande per me Franco... Io li avevo conosciuti quando ero ragazzetto, li avevo anche conosciuti. E Baby Records, come dicevi tu prima, infatti vediamo che c'è anche il loghino, che era questa casa discografica legata a Messaggerie Musicali, ed era di proprietà, credo, proprio di Mediaset o Fininvest Italia. No, Frankie Nagyar, no? Nagyar era il proprietario, è uno che sto cercando, Freddie Nagyar è il proprietario di Baby Records, ancora oggi, perché Baby Records esiste ancora come società, ma non riesco, cioè sto cercando di rintracciarlo per intervistarlo, ma non so capire come sia possibile rintracciarlo.